Let's go! Prima di affrontare l'epilogo di Magolor, andiamo a fare la modalità extra. Sappiamo tutti, ovviamente, già la storia, ma ci stanno alcune particolarità. E io, come buon amico e youtuber, vi mostrerò tutto quanto. Ovviamente vi daranno anche delle cose molto interessanti. Detto ciò, vi faccio vedere le modifiche nel primo livello e poi faremo boss dopo boss. Esatto, già la prima cosa che abbiamo, che notiamo, è che praticamente abbiamo metà vita. Eh sì, mamma mia. Let's go. Poi i nemici sono più grandi e le stelle hanno un buco in mezzo. Ma detto ciò, andiamo avanti. Mamma mia, quanto è odioso ricominciare tutto da capo. Mamma mia. Le abilità non c'hanno niente di diverso. Controlliamo le descrizioni. No, non c'hanno nulla di diverso. Ma appunto le descrizioni, oh sì, sono quelle che sono molto diverse. Anche per quanto riguarda i Phoenix Ferix. Quindi let's go. Andiamo. E qui ci stanno i cinghiali. Oh sì, let's go. Mamma mia, il broncottero ha cercato di colpirmi. E ci stanno più nemici del solito, in realtà, a quanto pare. Ma detto ciò, andiamo avanti. La cosa bella della modalità extra è che praticamente, oltre a ad avere nemici sempre più grossi, e che ci stanno delle cose che non c'erano prima, quindi let's go. Sì, bisogna recuperare tutte le 120 sfere di energia, che le sappiamo, ok? Dove si trovano e tutto quanto. D'altronde per questo serve il let's play con tutti i trucchi e i segreti, no? A sapere dove stanno le cose. Ok, dove c'erano le vite, non sempre troverete vite, però, purtroppo. E detto ciò, mamma mia, andiamo avanti. E dove c'erano tipo Maxim Tomato, troverete le ciliegie, anziché i Maxim Tomato, purtroppo. Detto ciò, andiamo avanti. Fire. Ok, finalmente rincontreremo l'abilità. Detto ciò, andiamo su, sbrigati. Sbaglio o i caricamenti sono molto più lenti? Meteora dirompente. Ok, ci abbiamo subito la cosa, la mega spada, e let's go. Vai. Bisogna stare sempre molto attenti, per l'appunto, dato che ci abbiamo metà vita rispetto al solito. Oh, quindi stiamo belli che attenti. Cortesemente, grazie. Voglio utilizzare il meno possibile, ma credo che per ragioni più che valide dovrò usare gli oggetti. Non li ho utilizzati così tanto spesso nel let's play normale, ma qui mi sa tanto che li dovrò utilizzare. Detto ciò, il varco dimensionale è molto diverso rispetto all'ultima volta che l'abbiamo visto. E già, ora è molto più veloce. Oh sì, e dobbiamo stare sempre più attenti. Facciamo così, lo respingiamo, giusto? E andiamo avanti. Vai, vai, ti prego. E let's go. Allora, cosa molto importante da sapere dei Phoenix Spherix, che dobbiamo leggere la descrizione perché è lore. Quindi andiamo. Eppure i nemici sono molto diversi. Cioè, io intendo i cosi, come si chiamano, i boss. Detto ciò, prendiamo il Phoenix Spherix. Fuoco, decisamente. Anche se spada sarebbe buono, ma fuoco, fidatevi di me. Detto ciò, vai. Gente, vai. Ah, giusto.
Il portale per questa dimensione è stato aperto da una super abilità. Questo spazio si sta chiudendo col tempo e ora resta solo il luogo dove si trovano le sfere. Ma c'è una Fenix di guardia. Esatto, cambia tantissimo la cosa. Ti prego, incendiati e vieni a me. Tu, Fenix X. Quindi, ok. Vai, mamma mia. Allora, sei odiosa, Fenix Sferix, lo sai? Lo sai? Vai. Ed è molto odiosa, mamma mia. Ok, fanno nuovi attacchi che non abbiamo mai visto prima. Ma detto ciò, abbiamo finito completamente tutto quanto. Quindi mi vedrete. Ecco, qui c'era un Maxim Tomato e c'è una ciliegia. Perfetto, vi ho mostrato questa parte. Adesso finiamo tutto quanto e poi vi faccio vedere le cose. Ok, abbiamo fatto un flambè e le cose segrete sono sempre le stesse. Detto ciò, abbiamo finito. Ci vediamo direttamente da Wispy Whoops. Finalmente siamo giunti al boss. Oh sì. Allora, non ho intenzione di concluderlo in massimo 2 episodi/1. E qui danno un Maxim Tomato. Non ci serve in realtà. Comunque va bene. Andiamo. Wispy Whoops X. Mamma mia, il miglior modo in realtà è tornato. Ma molto probabilmente non abbiamo sbloccato ancora niente. Mi ero dimenticato, X accanto al nome significa che il boss è un osso duro. Wispy Whoops X è in grado di formare dei vortici e far cadere delle mele avvelenate. Non mangiarle, Kirby, o ti verrà un gran mal di pancia. Esatto, questa è cambiata. Quindi, let's go, vai. Ok, chissà se fa il coso qua. Ok, ripariamoci, che è sempre meglio. Quindi, ok, vai. Ora, in realtà possiamo stare fermi qua. Se non sbaglio, non abbiamo motivo di preoccuparci con foglia, quindi let's go. L'abbiamo affrontato un sacco di volte. Ok, quindi let's go. Non ci abbiamo problemi nel riaffrontarlo, Wispy Whoops X. Ora ci tocca solamente di raccogliere i rami e andare avanti con la storia. È giunto il momento, finalmente, di affrontare nuovamente Mr. Turbantic. Sì. Bene. Boss fight. Let's go. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace, perché se non lo fate mi arrabbio molto. Meno male che qui c'è un Maxim Tomato. Sabbia, cioè decisamente sabbia. Se c'è sabbia potete vincere qualunque cosa. Quindi let's go. Yeah. Ok. Lo spettacolo è finito, Mr. Turbantic X fa sul serio ora ed è furibondo. I suoi teschi non sono in fiamme. Ah, i suoi teschi sono in fiamme e anche i suoi colpi sono infuocati. Stai alla larga dai suoi attacchi o ti scotterai. Adesso sconfiggiamolo alla grande. Che vai, Mr. Turbantic. Buonasera, X. Sei un po' rosso, mi pare, di aver capito. Vediamo un pochettino, facciamo così, almeno così si risolve un po' di tutto. Quindi let's go. Ok. Ok, perfetto. Facciamo così. Vai, tranquillo. L'ultima e let's go. Poi vai. Va. Ok, restiamo abbastanza vicini. Aspettiamo.
siamo. Mannaggia lui. Vai. Adesso facciamo così e gli facciamo un bel po' di danno fin quando non si scatena. 1 2 3 4 5 6. Non fai il sesto? Strano. Ok, vai. Tranquillo. Sono qui. Ok. Ok, vai, 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 vai. Perfetto. Let's go. Sto bello tranquillo. Fin quando tu non mi rompi più le scatole, sto tranquillo. Fatto. Quindi prendiamo l'ala destra e andiamo avanti. Che bello, riaffrontare tutti i nemici da capo e perdere un sacco di volte le vite. Lo faccio solamente per boys. Volevo già dire boys e quindi niente. Detto ciò, passiamo all'area 3. Bene. Battaglia boss con ghiaccio, ovvero pesce pallone. Sì. E X. Ho deciso di affrontarlo così per sicurezza, dato che lui è di fuoco. Quindi, descrizione. Questo è il pesce pallone X. Con il suo attacco rotante riesce a scalare i muri fino al soffitto e può sparare acqua in tutte le direzioni. Per il resto dorme e mangia. Non ti ricorda qualcuno? Decisamente Kirby. Decisamente. Vai. Tranquillo, c'ho tutto il tempo di questo mondo. Ok. Vai, 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 vai. Peccato che l'abilità ghiaccio non è come l'abilità ghiaccio di come si chiama? Non me lo ricordo più, oh mamma mia. Stiamo attenti. Ruota sempre, basta. È la terza perduta, che era OP. Ok. Gli facciamo pochi danni, questo è vero, te lo concedo, ma almeno abbiamo salva la vita, quindi, che è importantissimo. Tipo, se te ne vai, così riesco a fare qualcosa. Ok. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fatto. Cioè, fatto per modo di dire. Quindi. Ok. Ok, ok. Ma non mi ricordavo che... Quindi, let's go. Vai, almeno così gli facciamo talmente tanti danni. Almeno spero. Vai. Che... Vai, facciamo così. Poi così. E let's go. Sì, il lancio è molto meglio, secondo me. Per l'appunto, già stiamo a metà vita. Quindi, sì. Va bene. Quindi, let's go. Allora, è un po' difficile capire come fare quali cose con questa cosa qui. Ok. Ah. Vai, 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 vai. Ok. Vai. Da dietro, mamma mia. Vai, spostati Kirby, spostati, spostati. Ah, ah. Ok. Oh, Kirby, vai, mamma mia. Sì, lancia era decisamente meglio per sconfiggerlo. E abbiamo recuperato finalmente anche l'ala sinistra. Ora ci vediamo direttamente da Goriath. Ok, ok, ok. Ora è giunto il momento di Goriath. Dobbiamo sconfiggerlo di nuovo. Io non vedo l'ora di finire tutto quanto.
E lo sto facendo per voi. Allora, Maximum Tomato. Sì, grazie. Allora, come sempre preferirei utilizzare lottatore. Let's go. E andiamo. Perché lottatore? Perché è molto più OP rispetto alle altre abilità. Con questo gorilla polare, oppure Goriath. Però descrizione: il Goriath X è il re di queste montagne ghiacciate. Con le possenti braccia crea un'onda di ghiaccio e con i suoi pugni assesta colpi a mulinello. Chissà dove ha imparato queste cose, queste mosse. Te lo dico io, mio caro amico, dove le ha imparate. Magari se ti fai colpire per una buona volta, poi a ripetizione verso il basso, vai, quindi così, e le ha imparate da Dragon Ball, tutto qui, perché è una città Dragon Ball, ricordiamocelo. A Son Goku. Allora, ok, onda energeti ca. Ok, vai vai. Stavolta lo faccio con l'abilità sabbia Goriath, perché ho già perso due volte con il coso, quindi non mi va per niente al mondo. Magari se faccio così, allora Goriath, ti prego. Ok, bravo, bravo. Stai lì, fermo. E non fare nient'altro, magari. E comunque penso che sì, l'abilità sabbia sia la migliore di tutto il gioco. Va bene. Vai, 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 vai. Come dimostrato sì più volte. Ok, allora, vai Goriath, mettiti a fare la sfera Genkidama. Ok. E poi io inizio a fare le mie solite cose. Quindi vai, mi metto qua. Lo sapevo. Allora, vai. Vai, bravo. Fai tutto quanto, fai tutto quanto. Mamma mia. Ok, vai. Mi metto pure così, in questa sabbia, cumulo di sabbia, che è molto importante. Quindi, vai. Ok. Vai. Mamma mia. Strano che non mi cristallizzo, eh. Ok, in realtà qua è Gran Torino, cioè Midoriya, e l'abbiamo sconfitto con l'abilità sabbia. Tutto è possibile. Mi dispiace, Goriath. Vai, facciamo così, vogliamo, fluttuiamo. Ed eccola qui, la prua. Ok, manca soltanto la vela, quindi dobbiamo sconfiggere... Era. Non mi ricordo chi è il prossimo avversario, ma detto ciò ci vediamo lì. Vi faccio vedere la torre dei Mind Boss, perché mi pare molto interessante, dato che sicuramente sono cambiate delle cose. E quindi let's go. Allora, come sempre io prendo la raggio, quindi andiamo. Blah, non ce la faccio più. Vai. Perché ci stanno tutti i mind boss, ovviamente. Quindi let's go. Allora, sarebbe ideale mettersi al centro e fare così. Sarebbe l'ideale, sperando che non mi becchi. Ricordiamo, fanno tutte mosse nuove. Quindi ecco, per esempio questa non lo faceva prima. Prendiamoci spada qua, che è meglio. E spero vivamente che c'ho qualche cura. Almeno spero. Nella torre
originale era così. E il primo sfera di energia l'abbiamo preso. Ok. Poi sabbia. Ti prego, sabbia. Ti prego. E no, non ci abbiamo nessuna cura. Ma che meraviglia, eh. Vai. Allora, in realtà sabbia è molto utile contro questo boss. Quindi, let's go. Facciamo così e poi ci fermiamo. Sì. Vero? Che ci vogliamo fermare? Mamma mia. Vai, vattene, vattene, ti prego. Vattene. Ok, facciamo così. Vai, let's go. Allora, sono già morto, bene. Era previsto che morivo perché nella modalità X te pare che non muoio? Ma è ovvio che muoio piuttosto, no? Quindi, let's go. Ok, facciamo così e anche così e anche così. Perfetto, prendiamoci roccia. Lo so, non ci avrebbe senso cambiare ogni volta abilità, ma facciamo così che è meglio. Non ci credo. Ma quanto è bello Kirby Buffet. Solamente qui potete trovare delle cose del genere. Non so a quanti gli è uscito. È tipo rarissimo. Ma va bene così. Raggio va bene. Let's go. Vai. Ok, Garapatos. Garaboros d'acqua. Quindi molto utile affrontarlo con raggio. Me lo sono completamente dimenticato che c'era. Perché fa parte dei main boss, stavo dicendo. Eh sì, fa abbastanza danno anche. E se non sbaglio lui salta pure. Quindi, aia. Allora, se magari non saltasse e mi lasciasse fare il mio lavoro, abbiamo finito. Ok. Molto probabilmente prenderò qualche revitalizzante. Ne abbiamo 9, d'altronde, perché non utilizzarli, no? Quindi andiamo. Mi scuso in anticipo se questo video è molto lungo, ma ne vale la candela. Spada, decisamente spada. La preferisco di gran lunga. Ok, vai. Ok, Dubrior X non l'abbiamo mai affrontato così. E magari se mi becco un altro rivitalizzante. Allora, potremmo citarla in effetti. Meno male, meno male che ho preso il coso. Dovevo prendere Mesha, forse. Forse sì, era meglio, decisamente meglio. Decisamente meglio, non è vero? Ok. Vai. Allora, spada non lo so utilizzare, a quanto pare. Ok. Ok. In realtà è utile. E mi prendo finalmente elettro. Ok, andiamo. Sicuramente utilizzerò un altro revitalizzante. Ma che ne dite? Oh, abbiamo già finito. No, in realtà ci abbiamo finito. Giusto.
perché non c'è nient'altro. Ci dà il panino, è perfetto. Utilizzerò il rivitalizzante per la battaglia boss che affronteremo adesso. Ok, ho fatto un pessimo lancio. Ci sta. Ecco il Phoenix Felix. La madre dei Phoenix Felix. La voglio affrontare con sabbia, ok? Perché è molto forte sabbia. E spero di riuscire a skippare tutto quanto. Mamma mia. Vabbè, non faccio più la cosa. Ah, guarda, ho trovato la bella e fine. Si sa che dobbiamo affrontare la madre dei Phoenix Felix, vero? Vai, Phoenix di fuoco! Prima di sconfiggere Magolor, Magolor ha scoperto l'esistenza del leggendario oggetto in un tomo impolverato. Sembrava una favola, finché non ha trovato la lore. Ora devi salvare l'universo, la lore e Magolor. Ragazzi, la lore! Quanto è bella la lore di Kirby Return to Dreamland! È bellissima! Sconfiggiamolo adesso, però. Allora, in realtà è molto potente, ok? È abbastanza diversa da quella che abbiamo affrontato già in precedenza, quindi stiamo bene attenti. E per fortuna abbiamo sabbia, per l'appunto, quindi siamo molto cauti. In realtà, però, se... mamma mia, Phoenix Felix, ti odio tantissimo. Dovrebbe avere degli attacchi diversi che ancora non abbiamo visto, se non sbaglio. Quindi, sì. Ok, vai, 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 vai. Non ci dovremmo più di tanto preoccupare, volevo dire, no? E invece, a quanto pare, sì, dobbiamo preoccuparci. Ma la stiamo distruggendo tantissimo, tipo. Quindi non ci dobbiamo più di tanto preoccupare, è vero? E adesso arriva la fase brutta. Ovvero questa qui. Cortesemente, mi dai qualche super abilità? Dov'è la super abilità? Ok. Mamma mia. Uno. Ok. Dammi qualche tortino anche. Mi scanso di voi. Ok. Vai, ti prego. Mamma mia. Ok. Vieni. Due. Ok. È molto molto più ambita di prima. La battaglia combattuta, volevo dire. Ok, il salmone, non ci credo. Ok, l'abbiamo battuta col salmone e per me è già una vittoria. Ok, vai, l'ultima. Ok, mamma mia, la scimitarra. E ci sta, alla grande. Ok, l'abbiamo sconfitta finalmente, voglio dire. E uno, 2, 3, 4 e 5. Ok, 5 colpi. L'abbiamo strabattuta. Ma adesso ci vedremo con la battaglia boss più antipatica di tutti quanti. Il terz'ultimo boss. Oh sì. Ovvero uno dei più odiosi, per mio parere, perché c'ha adesso due fasi. Ah, che meraviglia. Non so minimamente come affrontarlo, letteralmente, con quale abilità. Penso sempre Mecha alla fin fine. E quindi andiamo. Per fortuna abbiamo un Maxim Tomato. Oh, let's go. Allora, agente, prego. Ma prima di combattere, leggiamo la descrizione.
Costretto a fare la guardia dopo la scomparsa del suo padrone, questo robot si serve dell'IA per sostenersi e comandare i macchinari delle industrie in voltino. Ha svariate funzioni, ma è privo di cuore. E poi vedremo anche dopo. Saltiamo Metabolt X. Per l'appunto non me lo ricordavo minimamente. Faceva questi attacchi. Io tento sempre a fare sempre una cosa, ovvero facciamo così, va. Un po' di rivitalizzante. Sì. E voglio un attimo barare, per l'appunto, se possibile. Per l'appunto, ok. Ti prego, distruggi quel razzo. Non so se voglio barare o meno, però vedremo. E let's go. Allora, vai, 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 vai. Vai, ti prego. Non ce la faccio più a sopportarti a te. Quindi, let's go. Non ce la faccio più. E l'ultimo è impossibile da prendere. Detto ciò, adesso aspettiamoci il peggio, per l'appunto. Vai. E l'ultimo. Vai. Ora. Uno. Due. E tre, per l'appunto. Lo sapevo. Allora, voglio sempre fare così perché è meglio. E cerco di non barare. Tutto ciò, ecco che magari un rivitalizzante mi sarebbe d'aiuto, eh. Ah, no. Allora, aspettate un attimo. Ok. Ok. Ok, perfetto. Vai, 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 vai. Ok, vogliamo. Facciamo un attimo così. Prendiamo l'abilità mecia. E iniziamo a tartassarlo, magari. Che ne dici? Che ne dici? Che ne dici? Ok. Perfetto. Sconfitto la prima volta. Adesso si trasformerà in qualcosa di peggio. E io mi prendo un revitalizzante perché è d'obbligo. Eccolo, mio caro amico. Ti sei trasformato, ti sei costruito un mega generale? Ok. Seconda fase, un'antica macchina da guerra che è arrivata qui attraverso il tempo e lo spazio, passano per un tunnel dimensionale. Preparati per uno scontro epico con questo guerriero d'acciaio. L'odio. HR. Non mi ricordo minimamente i suoi attacchi, eh. Quindi sono letteralmente, come posso dire, fregato. Ok. Ok. Perfetto. Devo colpirlo nei momenti giusti e tutto quanto, purtroppo. Allora, che sarebbe anche bello. Ok, provo con sabbia. Lo so. Lo so. Non sarebbe ottimale, ma chi se ne, ormai non ce la faccio più. Quindi vai. Non so quanto ho fatto bene effettivamente. Sapete? Non lo so minimamente. Infatti non gli faccio danno. Va bene, lottatore. Dai. Praticamente stiamo facendo cose a caso adesso. Letteralmente. Tutto a caso. Stiamo lasciando
Ok, perfetto. D'altronde non vogliamo vincere noi. No. Non vogliamo assolutamente vincere. Perché mi sto ritrovando in seria difficoltà con tutto ciò. Quindi ok, in realtà sta andando meglio del solito con lottatore. Strano. Ok. E ok, perfetto. Ora io utilizzerò il Maxim Tomato perché mi serve assolutamente. Quindi let's go. E speriamo di non morire. Presto. Ok, vai. Ok. Hadoken. Allora, in realtà il lottatore è molto utile se vogliamo essere proprio picci. Ok. Facciamo così e almeno let's go. Non ci dovrebbe essere problemi. Non ci dovrebbero. L'appunto, almeno credo. E adesso fa... No! Revitalizzante subito. Sto usando un botto di oggetti per questo boss che non servirebbero in realtà, ma sono molto scarso. Quindi fluttuiamo. L'unica maniera è questa. E stiamo molto ma molto attenti. Ok. Vai. Ok, in realtà va bene così. Ok, perfetto. Vai. Dagli tanti pugni, Kirby. Dagli una raffica di pugni. Così lui se ne sta in panciolle. Vai. No. Rivitalizzante subito. Ok. Vai. Ok, manca poco. No. Ok, l'abbiamo sconfitto. Mamma mia, con un'abilità che non c'entra niente. Ma l'abbiamo sconfitto finalmente. Il generale. Ah. E io non ce la faccio più, ragazzi. Sono stramorto, strasfinito, stratutto. Manca Landia e Magolor X. Il che mi preoccupa molto, perché se ho avuto difficoltà con questo, con Landia e Magolor, cosa avrò? Allora. Let's go. Siamo alla fine, che bello. Ok, siamo giunti a sconfiggere Landia. Esatto, quindi let's go. Andiamo. Sarà molto difficile. Abbiamo recuperato tutte le 120 sfere di energia. Ed è perfetto. Mamma mia, non vedo l'ora di affrontare
Landia e poi la Lore e poi Magalore, ovviamente, no? Quindi, senza alcun indugio, scegliamo sabbia, perché sì, sabbia è molto OP. Quindi, andiamo. Allora, Landia X non l'ho mai affrontata, molto probabilmente. E la potremo riaffrontare quante volte la vogliamo dopo. Quindi, let's go, mia cara Landia. Fai vedere chi sei in realtà. Se non sbaglio, dovrebbe essere Viola. Landia X. Esatto, riferimento a Spyro. Però prima di affrontarla, leggiamo: per quanto sia forte nemmeno Landia, il guardiano della corona, in grado di controllare l'incredibile potere creato dagli antichi, che ha origine nella corona leggendaria. E già, esatto, proprio al mitico Spyro. Allora, dobbiamo stare molto attenti a Landia, per l'appunto, perché appunto è molto cattiva Landia, è vero? Ti fai colpire, bestiola? Eh? Ok, vai, 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 vai. Allora, cerchiamo di colpirla il più possibile. Ok. Ok. Prego, vai. Volevo il tornado, per favore. Quindi, let's go. Adesso si dividerà. E quindi noi dovremo stare... No, vero? Perfetto. L'importante è che non ci colpisca. Quindi, let's go. Ah, vero. Vero. La odio questa mossa. Quindi facciamo così e praticamente sconfiggiamo almeno queste qui, perché sono molto cattive. Ok, l'importante è fargli danno, eh. Ok, quindi let's go. Bisogna fare danno in realtà a lei. Quindi, mannaggia la miseria, Landia. Cerchiamo sempre di fargli tanto danno possibilmente. Quindi, let's go. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Allora, l'abbiamo praticamente quasi sconfitta e l'abbiamo sconfitta. Finalmente. Ok, andiamo a salvare direttamente tutta la galassia. Adesso. 10 vite. Devo cercare di prendere più possibile tutto quanto. Quindi... ci manca soltanto la Lore. E poi abbiamo finito il gioco. In poche parole. No, perché ci manca Magalore Epilogo. Che, mamma mia. Vi ricordo inoltre che mi potete trovare all'Oromix dal 30 fino al 1 aprile. Domenica non ci sarò. Mi dispiace tantissimo non esserci, ma c'ho un impegno molto più importante. Quindi facciamo così, facciamo così. No, 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 no. Ok. No, 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 no. Mamma mia. Mamma mia. Ti prego, non morire, Landia. Non morire. Io praticamente sto morendo di già. Ok. Ma tutto nella norma? Non credo, perché c'erano molte più cure prima. Quanto mi manca la modalità normale di questo gioco? Ti prego, fammi curare Landia, perché è molto importante per me. Oh, ci stanno un po' troppi nemici per i miei gusti. Mamma mia. Vai. Ok, ci stanno decisamente più nemici del solito. Non ci stavano tutti questi nemici, eh. No,
ci provar. Ok. Vai. Ah 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 ah. Che bello. Ma è molto più complicato il puzzle, o sbaglio? Oltre a esserci più nemici. Ah, 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 ah. Dai, non può essere. Ok, perfetto. Devo stare molto calmo. Ok, abbiamo superato questa fase finalmente. Mi manca uno sputo di vita. Ok, ora è giunto il momento di fare la battaglia contro la lore. Mamma mia, quanto è bella in questa versione. Ok, ma prima di tutto, storia, lore, gente, lore. Incontrando Magolor, la lore ha avvertito che qualcosa non andava. Può raggiungere paradisi lontanissimi, ma non l'ha fatto. Forse ha nascosto il suo vero potere per essere fermata dopo il furto della corona? Gente, può darsi. Sì, mi ricordo di te, lore. Mamma mia, quanto sei bella. Sì, però sta cosa non mi piace per niente, eh. Te lo dico già subito, lore, che tu sei un po' troppo potente per i miei gusti. Sì, va bene. Va bene. Vai. Eh sì, va bene. Anche così. Ok. Ti ho schivata. Mamma mia. Oh no, 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 no. No. Mannaggia la miseria. Ok. Allora, è un po' difficile. Molto difficile in realtà. Sì, va bene. Ok. Cerco di fare un po' di cibo. Un po' di cibo mi sta bene. No? Giusto? Sì. Ma del tutto normale. Vai. Let's go, lore. Let's go, let's go. No. Tu sei cattiva. Mamma mia, quanto sei cattiva. E queste? Non me le ricordo per niente, per l'appunto. No, non ci provare. Ok. Vai. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Brutta, 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 brutta. Cattiva lore. Ok, finalmente l'ho sconfitta, mamma mia. Non vedo l'ora di sconfiggere Magolor una volta per tutte. Anche perché siamo arrivati alla fine. E devo dire che è estenuante ed ho solamente 4 vite. Mamma mia. Allora, decisamente sabbia mi prendo, perché è quella con cui c'ho più confidenzialità. Sono più confidente. Detto ciò, è giunta l'ora di affrontare Magolor X. Eccolo. Proprio nella sua purezza. Ok. Sei pronto a essere sconfitto? Prima di sconfiggere Magolor, Magolor ha scoperto l'esistenza del leggendario oggetto in un tomo impolverato. Sembrava una favola finché non ha trovato la lore. Ora devi salvare l'universo. La lore è Magolor. Ragazzi, la lore, quanto è bella la lore di Kirby Return to Dreamland. È bellissima.
Sconfiggiamolo adesso però, una volta per tutte, Maglor. Mamma mia. Ok, però stai un attimo calmo, perché non mi sembra che... No, 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 no. Ok, poi così. Vai. Ok, per ora va bene. Non so minimamente cosa ha in mente di fare, quindi... Ah, un buco nero. Ovviamente. Ovviamente il buco nero. No? Mamma mia. Ok. Vai. Ok, perfetto, vai. Ok. Devo essere sincero, sono un po' spaventato da Maglor in questo attuale momento qui. Lo sapevo. Lo sapevo che mi avrebbe fatto male. Lo sapevo. Che ha? Non è più di fare. Ok. Strano. Devo dire la verità, molto strano. Ok. Allora, se sta al centro per me è meglio. No. Ok. Vai, 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 vai. L'abbiamo quasi sconfitto, Adesso un bello scudo c'ha. Perfetto. E noi sappiamo cosa vuol dire questo. Non è vero? Ti prego, le abilità. Oh sì. Quelle che non abbiamo mai fatto, utilizzato nella prima battaglia. Quindi molto interessante. Vieni qua, Maglor, se c'hai il coraggio. Vieni qua. Che appena vieni, giuro che faccio così. Mamma mia, e la prima barriera è andata. Ora ne mancano solamente altre. Giusto? Vieni. Ok. Ok, il Phoenix Sphérix. Perfetto. Seconda barriera andata in frantumi. Sì. Purtroppo sì. Allora, dammi un'altra mega abilità. Ok, molto antipatico questa mossa qui. Lui uscirà da qua, ovviamente. Ok. Lo so che non fa danno, ma almeno, ti prego, martello. Vai. Ti prego, martellone gigantesco. Vai. Ok. Ti prego, spawna. Purtroppo non posso farci niente con queste sfere. Sì, in realtà. Ok, va bene. Vai. Dove sei? Dove sei? Oh, volevi fare il furbetto con me? Beh, non ci sei riuscito più di tanto. Eccoti. Mamma mia. Bang. Ok, ne rimangono solamente due. Solamente? Beh. Ok. Vai, vieni. Mamma mia. Perché devi far durare la battaglia così tanto, caspiterina? Oh no. Ok. Vai. Sbang. Giusto? Sbang volevo dire. Adesso sì. Ne manca solamente una. Ah, non so qual è. Ok. Fai spawnare per favore l'ultima mega abilità. Ok. Ce l'abbiamo. Mega spada. Fatto. Meno male che sei spawnato, perché non ce la facevo più. A dire la verità. Mamma mia. Ma ancora non è finita la battaglia. Bang. Oh, vero, mi sono dimenticato di sta cosa. Vai, 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 vai. Let's go. 1, 2, 3, 4. Super mega spada. Mamma mia, gigantesca stavolta. Ok. Allora, sto al minimo delle forze, letteralmente. E mi sa che ho finito sia i rivitalizzanti che tutto il resto. E la cosa mi preoccupa parecchio, perché dobbiamo ancora sconfiggere lui. Esatto, quello super supremo.
Di Magol resta solo un triste involucro, posseduto dal potere sconfinato della corona suprema, imprigionato dall'odio e dall'ossessione dei sovrani passati. Sconfiggiamo e libera Magol. Ok. Sì, letteralmente. Magari se ci dai qualche abilità buona, invece di fare subito Black Hole, cioè buco nero. Allora, Magolor, ti prego, sabbia, sabbia, sì. Electro. Non è per niente buono, Electro. Non è per niente buono. Ok. Però cerco di fare qualcosa. Ok. Resistiamo il più possibile. Quindi, niente, abbiamo perso. Ok, sono riuscito ad avere sabbia. Per fortuna che... Ok. No, no. Ok. Allora, vai. Almeno stiamo sani e salvi. Giusto? Sì. Ok. Vai. Ok. 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 Vai, mamma mia. L'importante è avere sabbia nella vita. L'importante è proprio questo. Vai. Oh no. Oh no. Usa martello. Veramente. Vogliamo. Perché è pure ghiacciato. Allora. Ok. Cioè, abbiamo... Perché devi usare pure le mega spade? Ok. Ok. Non c'è problema per me. Tu basta che me lo dici e non c'è problema. Ok. Stiamo facendo un sacco di danno a Magolor. E questa è sfera magica. Ok, non ci può fare nulla se siamo sabbia, eh. Ok, l'importante è che non ci faccio proprio nulla. Perché se ci fa qualcosa, il problema è... Ok, l'importante è che appunto non ci becchi con sabbia. Ok, allora dobbiamo stare in mezzo. Eh sì, questo è un attacco di Phoenix Sphérix che è odioso, a mio avviso. Ok, allora, vuoi rimettere le cose a posto per favore, Magolor? Perché non ce la faccio più? Chiedo per un amico. Ok, ok, ormai l'abbiamo sconfitto. L'abbiamo sconfitto finalmente. E addie, non ce la faccio più. Mamma mia, abbiamo finito pure l'extra. Meno male. Ah. E let's go. Addio, Magolor, per sempre. In realtà no, perché dobbiamo fare ancora l'epilogo. E capirete, capirete. Detto ciò, abbiamo finito tutto quanto. Ok, la storia è sempre la stessa. Quindi, va bene. Ci vediamo nuovamente ai titoli di coda, perché potrebbe essere qualcosa di interessante. Ok. Modalità extra completata. Magolor Traditore X completato. Ci mancano da fare, come sempre, le stanze. Le farò. Siete pronti? Ci vediamo all'epilogo. Magolor, pronti? Let's go.